Sento, dammelo. Cercati qualcos'altro con cui giocare. Dormendo. Anch'io, tesoro mio. Continua a dormire. Oddio, Max. Max, non ci siamo svegliati. Si vede che la sveglia non ha suonato. Devo averla spenta. Prima io in doccia. Non credo che la farai da sola. Vi divertite, eh? Ma ora scendete dal letto. Avete capito? Bravissimo. Ah. Buongiorno. 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 È tardi, devo andare subito in ambulatorio. Prenderò solo un caffè al volo. Quella è la mia tazza. Buongiorno, tesoro. Per favore, niente bisticci. Ciao. Buongiorno. Dov'è Lily? Non lo so, come al solito starà decidendo cosa mettersi. Lily! Vai a chiamarla tu. Devo finire matematica. Ma non è possibile, dovevi farlo ieri. Signora Hoppe, le dispiacerebbe andare a vedere che fine ha fatto? Certo, non ho altro da fare io. Scusi. Ok, ci vado io. Lei finisca la sua colazione e non si muova. Grazie, signora Hoppe. Guardate, ci va Charlie. Ah, dimenticavo. Joe Buckman passa oggi per una visita al suo cavallo. Se ne sta occupando Charlotte. Mi dai il succo di frutta? Per favore, passami il bicchiere. Per favore. Grazie. Buongiorno, Max. Buongiorno, Ciao, Max. Signora Hoppe. Ciao, salve, signora Hoppe. Salve, prende un caffè, vero? Sì, volentieri. Hai finito matematica? Certo. Dai, confrontiamo i conti. Non è il momento, dobbiamo andare via. Ma Lily ancora non è pronta. Signor commissario, gradisce Grazie, qualcos'altro? Grazie, ma ho già fatto colazione. Sei proprio fortunato ad averla qui. Sì, lo so. È sbagliato. No, ho fatto i conti qualche giusti. Qualche novità sul contrabbando? Purtroppo no. Abbiamo avuto recentemente qualche indicazione, ma ancora nulla di concreto. Ehi, quello è mio. Buongiorno, Charlie. E Charlie mangia le uova? Tutte le mattine. Davvero? Stavo scherzando. Mi stavate aspettando? Sembra che ci siamo tutti. Ciao! Ciao. 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 Tieni, ho qualcosa per te. Da Aileen per Katarina. Si tratta del corso di salsa di cui abbiamo parlato l'altra sera, ti ricordi? No. Come no? Allora, ciao. Arrivederci, signora Hoppe. Arrivederci. Ah, un momento. Le merende dei ragazzi. A presto. Arrivederci. Ciao. Ecco. Adesso può fare colazione in santa pace. Credo che dovremo operare. Sì, è una displasia dell'articolazione dell'anca. Si vedono le malformazioni. Vedi, la testa è la cavità glenoide. L'articolazione è completamente allentata. Me ne occupo io. Ehi, pilota da strapazzo, sei pronto per l'atterraggio? Su. Allora, Charlie, gran bel giocattolo, eh? Però non appartiene a te, quindi lo riportiamo dentro, ok? Da qui. Troveremo un'altra cosa. Vuoi stare zitto? Zitto! Basta! Smettila! Andiamoci. Non dovresti trattarlo così. Ma dai, è un cane da guardia, non un peluche.
Sono contento, presto ci libereremo degli uccelli. Io ho una fame, andiamo a mangiare. Buona idea. Che cos'è questo? Questo è un volantino di Aileen per te. Per me? Come mai era per terra? Guarda, c'è scritto che già da stasera potremo cominciare il corso. Non è roba per me quella, io... Come fai a dirlo? Non ci hai mai provato? Stasera non posso, domattina voglio andare a correre presto. Fantastico, e quando è che facciamo qualcosa insieme? Facciamo qualcosa insieme tutti i giorni? Sai esattamente che intendo. Già. Oh, poverino. Stai sanguinando. E la catena è troppo stretta. Chi è che si occupa di te? Ma qui non abita nessuno. Da un punto di vista organico è tutto a posto. Ha solo questa ferita all'attaccatura dello zoccolo, non guarirà. Sono davvero sollevato. Non abbiamo mai avuto una capra che ci ha fatto così tanti cuccioli. Lisa, tu devi restare con noi ancora per molto tempo. Quante capre avete adesso? 63. Ho appena portato alla dottoressa Hauser un bel cestino di formaggi di capra. Mia moglie ne continua a inventare sempre di nuovi, con le erbe, al pepe, al chili, Buoni. Sì. Signor Hoppe, che succede? E dov'è? Conosco quel posto, mi occupo io del cane. Grazie, signora Hoppe. Ah, anche Charlie vuole venire. Ok, Charlie, puoi venire con me, ma prima do queste a Lisa. Di nuovo indietro. Zoppica ancora un pochino. Buongiorno, signora Hoppe. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Ma che cos'ha? Non lo so. Avrà la luna di traverso. Va bene, non si può sempre essere di buon umore, non è vero, tesoro? Su, su, vieni, vieni. Non lo posso proprio fare. Stasera abbiamo un assortimento di formaggi di capra. Guardi, un intero cestino. Li ha presi da Pelco? Mm-hmm. È stato molto gentile. Sì, è vero. E voglio che ora lei ne prenda qualche pezzo. È un regalo. No, no, non così tanto. Ma non è tanto. Due sono più che sufficienti. Che buon profumino. Sì, ho appena messo in forno una torta alle ciliegie. Niente torta di mele oggi. La prossima volta farò la torta di mele, promesso. Come faremmo se non ci fosse lei? Bella domanda. Buongiorno. Buongiorno. A morde? No. Sa chi abita qui? Nessuno. Sono stato incaricato di subaffittare la proprietà come magazzino finché non verrà sistemata. Ah, sì? Sì. Credo che il cane sia degli affittuari. Sì, va tutto bene. Va tutto bene, sta calmo. Sta calmo. Sì, vieni. Così, bravo. Sì, bravissimo. Questa catena non dovrebbe essere così stretta. Ora ci penso io. Thank you.
che cosa stiamo facendo? Senti, tu avresti voglia di fare un corso di salsa con me? Sì, ma perché non ci vai con Max? Perché lui preferisce andare a correre piuttosto che ballare con me. Allora forse dovresti proporgli di fare un'altra cosa. Un'altra cosa? Ad esempio, un giro in bicicletta? Un giro in bicicletta? Beh, dipende da come gli prospetti la cosa, ma è tutta una questione di marketing. Marketing? Non so se il marketing sia la cosa giusta fra un uomo e una donna, però... Credimi, io me ne intendo. Ah, a proposito, ti ringrazio di avermi segnalato quel contadino, il signor Pelkov. Ah. Ho appena parlato con lui, sto cercando il terreno più adatto dove mettere su un vivaio. Ora vado, ciao. Ciao. Ecco, adesso stai meglio? Sì. Conosci i proprietari? Beh, non esattamente. Quei due hanno pagato in contanti, ma per il resto non ho nulla a che fare con loro. Hai il numero di telefono? Sì. Bene, allora per adesso il cane viene via con me. Penso io ad avvisare il proprietario. Andiamo? Sì, bravo, vieni. Accidenti. Charlie! Dove sarà finito? Charlie, dove ti sei andato a infilare, eh? Su, vieni, andiamo. Che cosa ti prende? Non è possibile. Signor Rausch, venga subito qui. Mio Dio, povere bestie. Usano questa catapecchia come se fosse una gabbia. Gli uccelli così grandi hanno bisogno di molto più spazio, vero, dottore? Sì, chiunque sia stato a metterli qui non è un amico degli animali, ma un criminale. Che cosa intende dire? L'aquila di mare della testa bianca, ad esempio, vive solo in Nord America. Qualche giorno fa un esemplare di questa specie è stato rubato da un parco a Greifswald. Il gufo reale, l'aquila reale, sono tra le specie protette. Accidenti. Intende dire che rubano gli uccelli e poi li rivendono? Già, mi creda, con questi animali si fanno un sacco di soldi. Charlie, a volte è proprio un bene che tu sia così curioso. Grazie. Signora Hopp, questa di formaggio e ciliegie è buona quasi quanto la sua torta di mele. Quasi. Volevo fare qualcosa di diverso una volta. Signora Hopp, non volevo offenderla. È davvero eccezionale. Sono stata fortunata. Lei mi vizia sempre come... come una mamma. Oh, il cellulare. Accidenti, dov'è? Dov'è la mamma? No, si sente suonare da quella parte. Trovato, trovato, ecco. Chi è? Sono la signora Hoppe. Manfred! Sì. Sì, io... Certo. Mi saluti tanto suo figlio. Sì, come... Come? Tu hai già preparato tutto per me? Sì, certo che mi fa piacere, sì. Cosa? La casa è pronta? Come pronta? Pronta arredata? Sì, ma figlio mio, qui non posso lasciare tutto così all'improvviso senza dire niente e andarmene via. Appena consegnati gli uccelli mi prenderò una bella vacanza. E io mi comprerò una vera macchina. Che succede? Va un po' più avanti. Molte grazie, dottor Henning. È stata una vera fortuna. Già, ma dobbiamo ringraziare la curiosità di Charlie. Bravo, ben fatto, Charlie. Adesso informerò subito il commissario Fabian. Il traffico di uccelli rubati ultimamente è in forte aumento. Che succederà adesso? Da dove spunta quella scimmia? Sono sotto sequestro. Maledizione.
Qualcosa è andato storto. Vengono con me al centro d'accoglienza e con un po' di fortuna potrò affidarli a un parco pubblico. Quella del cane da guardia non è stata una grande idea. Anche lui? Forse ha abbaiato troppo. Non ha importanza. Se non ha nulla in contrario, vorrei occuparmi io del cane. Sì, sì, certo. Sì, allora siamo d'accordo. Non ci posso credere. Che facciamo adesso? Dobbiamo chiamare subito Hoffman. Sì. Andrà su tutte le furie. Riconosce già la mia macchina. Dai, andiamo via. Andiamo, Charlie, andiamo? Sì. Bene, allora, arrivederci. Arrivederci. Su, forza. Vuole davvero lasciarci? Il mio Manfred sogna da anni di andare a vivere in Portogallo con la fidanzata. Sì. Ora finalmente ci è riuscito. Mi vuole assolutamente con sé e mi ha già arredato un piccolo appartamento. E come mai proprio in Portogallo? Lui ama quella terra e quella gente. È diventato un operaio specializzato e ora può prendere una piccola falegnameria per costruire e riparare barche da pesca. Capisco. È una bella opportunità per lui. Il fatto che voglia assolutamente avere con sé sua madre mi ha molto commosso. Sì, noi ovviamente preferiremmo di gran lunga averla qui, ma se è davvero un suo desiderio andare in Portogallo, va bene. Beh, un mio desiderio. Voglio dire, lasciare la mia terra alla mia età. Non conosco la lingua, non conosco nessuno. No, non è così facile. Però avrei mio figlio. Beh, prima o poi i figli prendono la loro strada. E i loro sogni sono diversi dai nostri. Sì, ma così poi non lo vedrai più. Potrà andarci quando vuole. Ci sono voli molto economici per il Portogallo, andate e ritorno. Qual è il problema? Noi per qualche giorno possiamo anche cavarcela senza di lei. Scusate, dottoressa Hauser, il signor Bachmann è qui, sono venuto a dirglielo. Arrivo subito. Signora Hoppe, cerchi di sentire che cosa le dice il suo cuore. Ha ragione. Ammetto però di non essere obiettiva al riguardo. Ci pensi ancora un po'. Joe! Sì? Ciao, fatti abbracciare. Oh, hey. Che bello vederti. Complimenti, il tuo cavallo è davvero magnifico. Sì. La dottoressa Rosner ha detto che se è tutto a posto potrei riprenderlo anche domattina. Oh sì, lo credo anch'io. Fantastico. Quest'estate vi ho visti molto più spesso in televisione che dal vivo. Sì, eravamo in giro. E siete riusciti davvero a vincere tantissimi premi. Sì, sì, sì. Vuoi un caffè? Entriamo in casa. Un buon pronostico, no? Andiamo. Siete solo degli imbecilli. Avete idea di quanto denaro ho perso con questa storia? Forse qualcuno ci ha visti. Non dovevo fidarmi. Come dice sempre, bisogna rischiare. Non sia sfacciata, signorina, eh? Pensate a qualcosa per sistemare la situazione. Sappiamo dove si trovano gli animali. Al centro d'accoglienza. Al centro d'accoglienza? Sì. Allora potete rimediare. Dovete solo andarli a prendere. Ma ci staranno sicuramente cercando. Bisogna rischiare. Non è che abbiamo tutto questo posto. Beh, in qualche modo faremo. Sì, bene, signor Fabian. Molte grazie. Fatto. Bene, allora arrivederci. Alla prossima volta. Arrivederci. Molte grazie. Arrivederci. Ho appena parlato al telefono con la polizia. Sì. Il numero purtroppo è sbagliato. Ma e purtroppo neanche su di loro hanno trovato niente. Ma dovranno tornare per riprendersi gli uccelli e a quel punto la polizia potrà catturarli. Sì, lo spero bene. Bene. Grazie ancora. Ho fatto solo il mio dovere. Arrivederci.
Deve essere successo qualcosa. E adesso? Un momento. Quell'uomo l'ho già visto. Ma dove però? Non importa, vado a controllare. Come? Non puoi entrare lì dentro. Hai un'idea migliore? Possiamo andarcene via. Vattene via! Charlie, che stai facendo? Le ha fatto uno scherzo? Posso aiutarla in qualche modo? No, sto aspettando mia madre, deve riprendersi il gatto, era ancora qui. E com'è il nome? Furman. Io non l'ho vista. Ma stia tranquilla, di certo non ci vorrà molto. Signor Meister? Ehi, Robby, ciao. Lo porto subito in ambulatorio. Intanto lei può accomodarsi in sala d'aspetto. Sì, grazie. A dopo, su. Dai, mamma, entra. Polso, entra. Temperatura, respirazione, tutto a posto. I primi controlli vanno bene. Prendo un caffè e poi ho la seconda operazione di oggi. Sono veramente dei magnifici uccelli. Già, con quelli ci fanno un sacco di soldi. Ah, Max, ti devo dire una cosa. La signora Hoppe vuole andare a vivere da suo figlio in Portogallo. Che cosa? Mm-hmm. Ma come le è venuto in mente? E chi lo sa? Ah, stupendo. Ah. Bingo. È stato molto pericoloso andare lì. Ma ne è valsa la pena. Ci portiamo via gli uccelli? Non possiamo. Adesso stanno nella vecchia fattoria. Io però ho visto qualcosa di molto meglio. Che cosa? Un cavallo eccezionale. Appena ho visto l'uomo che lo portava ho capito subito chi fosse. Era sul manifesto nella sala scommesse di Hoffman. Quel fantino delle corse, Joe qualcosa. Allora il cavallo vale di sicuro un sacco di soldi. E Hoffman sarà contento. Andiamo. Grazie, signora Hoppe. Lei sarà rimasto sicuramente deluso. Mi sono trasferita qui piena di entusiasmo e adesso me ne voglio andare via. Non sono deluso, sono triste, sconsolato. Quanti anni sono ormai che lei lavora per me? E poi non è solo il lavoro, lei accompagna la mia vita. È bello sentirglielo dire. Anche per me è doloroso. Signora Hoppe, come posso farle cambiare idea? Non mi renda le cose più difficili. Devo andare in ambulatorio, ma ne riparleremo dopo. Ecco, signore e signori, ormai è tutto pronto. Gli ultimi cavalli si stanno avviando alla linea di partenza. Sono state già sbrigate le ultime operazioni. Si avviano. Sono tutti okay. Già in posizione. Anche Durban è pronto, il favorito. Manca veramente poco alla partenza. Stanno per partire, eccoli. Lo ve lo ripeto, se farete come abbiamo quasi stabilito, nulla potrà andare storto, chiaro? Lei è davvero sicuro di riuscire a vendere il cavallo? Questo non è un tuo problema. Per un cavallo del genere c'è sempre una quiete. Ma non ha nessun tipo di documenti. Tu non ti rendi conto. Non sai quanta gente è disposta a pagare per farlo accoppiare. E noi cosa ci guadagniamo? Stai scherzando? Dopo quello che avete combinato l'ultima volta? Per un cavallo così lei prenderà molto di più che con gli uccelli. E va bene. Avete ragione. Diciamo 1000 euro ciascuno. Li vogliamo in contanti. Ma certo. Andate a prendere il rimorchio, ci sentiamo più tardi, ok? Avanti. Stanno per affrontare la dirittura finale.
Sì, sono io. Hai già qualcuno per il cavallo? Sempre più veloci, ecco lì alla terza. Per me ne voglio 70.000, ok? È tutto a posto. A dopo. Queste sono le posizioni. Allora, Durban, Cage e il resto del gruppo. Eccoli qui alla dirittura finale. Lily? Lily? Che cosa c'è? Guarda qui. L'ho preso dall'asciugatrice. No, non mi dica che questo è il mio. Non ho proprio idea di come ci sia finito. Era il mio maglione più bello. Mamma! Sì. Che succede? Non ho più niente da mettermi. Se penso a come è pieno il tuo armadio, beh, mi risulta difficile crederlo. Guarda quanto è piccolo adesso. Oh, è vero. Prima era un po' più grande. L'asciugatrice? Io non sono stata. Charlie, sei stato tu. Qualcuno voleva dare una mano. Adesso te lo puoi tenere. Charlie, se ti vuoi rendere utile, aiutami a preparare la tavola per la cena. Mamma. Sì. Non è che potrei approfittarne e comprarmi qualcosa di nuovo? Come? Ho già visto una cosa che mi piace cercando su internet. Ho capito. Sempre pronta a spendere, tu. D'accordo, vieni. Sei qui, allora? Io mi sveglio e tu non ci sei. Non mi parli più? No. Oh, dai. Sei ancora arrabbiata per quel corso di salsa? Non posso parlare con te adesso perché questo dolce è troppo buono. E ti dico una cosa. Se tu lasci andare la signora Hoppe, giuro che non ti perdonerò mai. Sarebbe una vera catastrofe per tutti. Beh, io non mangio. Ecco, sapevo che saresti venuto. Troveremo presto qualche cosa da fare insieme, te lo prometto. Non ti credo più. Però che ti amo e che sono assolutamente pazzo di te, a questo credi, vero? Come mai continuo a cascarci sempre con te? Perché non c'è niente di più bello che mangiare dolci nel cuore della notte con la persona che amo. Buongiorno, Charlie. Beh, vorresti andare a scuola? Non credo che sia una buona idea. Buongiorno, Lily. Ciao, Marcus. Charlie, che cosa stai facendo? Prenditi la banana, io non la voglio. Buongiorno, signora Hoppe. Ho qui le sue piantine, delle meravigliose aster. La ringrazio tanto. Beh, se vuole, torno più tardi e le posso dare una mano a piantarle. Grazie per tutto. Ciao, Charlie. Senta, devo andare dal signor Pelkov. Vedrà che il prossimo anno avrà un gran bel tappeto di fiori davanti alla finestra. Grazie. Non vedo l'ora. Ok, io vado. Il prossimo anno. Charlie, mi mancherai molto, lo sai, vero? Buongiorno, bella signora. E così? Il mio atleta preferito è di nuovo in azione. Allora, con Granada è tutto a posto? Tutto a posto. Gli farò un'altra iniezione all'articolazione tibio-tarsale destra e si stabilizzerà. Vado a fare una doccia. Spero che Otello si sia calmato. Non riuscivo a contenerlo stamattina. Forse ha bisogno di muoversi di più. Sì. Perché non vieni a correre anche tu? Credo che ti farebbe bene. Davvero? Sì. Ah, non intendevo quello. Voglio dire che dopo ci si sente molto meglio. Max, lascia perdere, così non fai altro che peggiorare le cose. Ok, non aprirò più bocca. Mm.
Wow, che state facendo qui? Lui ce l'ha il permesso di giocare con l'elicottero? Io credo di no. Però ne ho visto un altro che è davvero fantastico al negozio. E se Charlie rompe questo qui, io ne avrò di sicuro uno nuovo. Ma che stai dicendo? Questo va ancora bene. Ma non fa niente. Vai, Charlie, adesso è tuo. È un cavallo davvero speciale. Ogni tanto vengo a trovarlo. La posso capire. Una volta andavo a cavallo, non l'avresti detto, vero? Eppure è così. Dimmi, ora sta meglio tua mamma? I tuoi genitori continuano a vivere in Spagna? Sì, sta molto meglio ora. Il caldo le fa proprio bene. Certo, ma vi vedrete pochissimo. Non è un gran problema. Ma se... Ognuno vive la sua vita, però... Sa, quando ci rivediamo, ogni volta per noi è come una festa. Sembra bello così. È la verità. A dopo. Abbiamo tempo. Dobbiamo restare calmi. La cosa importante è che tu segui esattamente il piano. Partirò alle 11 in punto. Poi ci incontriamo al prato. Ok. Ma se non riesci a mettere il cavallo nel rimorchio? Il signor Hoffman ha detto che un cavallo da corsa è abituato ad andare in giro. Non dovrei avere problemi. Quindi non preoccuparti. L'importante è tenersi al piano. Signora Hoppe, va tutto bene? Sì. Che cos'è questo frastuono? Ma che sta succedendo? A casa nostra. Andiamo a vedere. Sì, andiamo. Santo cielo. Accidenti. Ci sei riuscita. Che cosa credevi? Dai, andiamo via. Oh, ma che succede? Qualcuno qui ha messo dei petardi. E chi può averlo fatto? Hanno fatto un attentato al centro d'accoglienza. No, sarà stato qualcuno in vena di scherzi, avanzi di Capodanno. Purtroppo Granada è fuggito. Cosa? Cosa? No. Tobias sta facendo controllare tutte le macchine con rimorchio per cavalli. Ci sono foto di Granada ovunque. Abbiamo trovato le tracce di un rimorchio per cavalli e di una macchina sulla strada laggiù. Saranno sufficienti per scoprire chi è stato a rapirlo? No, ma potranno essere utili una volta trovati i colpevoli. Come mai il cavallo non è stato rubato nella sua scuderia, ma qui da noi? Forse qualcuno vuole danneggiarvi. Katarina, Max, non capisco, come è potuto accadere? Non lo so, Joe, non lo so. Nessuno poteva immaginarlo. Granada è il cavallo migliore che io abbia mai avuto. Signor Batman, le presento il commissario Fabian. Sì, salve. Chi poteva sapere che si trovava qui? Oltre il personale del centro d'accoglienza, in effetti nessuno. Signor Bachman, faremo di tutto per ritrovare il suo cavallo. Dovete trovarlo. Mi dica, qualcuno che lei conosce sapeva che il cavallo si trovava qui per un check-up? Sì, naturalmente, ma su di loro metterei assolutamente la mano sul fuoco. I responsabili devono prima aver dato un'occhiata nei paraggi.
Avete notato nulla? Qualche persona che si è comportata in modo sospetto, per esempio? Forse è per questo che Otello stamattina era così agitato. Joe, stai tranquillo, Granada è conosciuto. Non è poi così semplice vendere un cavallo del genere. Ma cosa credi, Catarina? Quelli sono criminali. Sì. A loro non importa niente. Un cavallo del genere lo fanno accoppiare e ci fanno un sacco di soldi. Sì, oppure lo portano all'estero con documenti falsi. Per carità, non voglio neanche pensarci. Ciao. Grazie. Le indagini non hanno portato a nulla. Ma forse il colpevole o i colpevoli non sono andati lontano. Più tempo passa e peggio è. Purtroppo io devo andare. D'accordo, ti chiamo io. Ciao, a dopo. Signor Fabian, lo troveremo. Mi è appena venuta in mente una cosa. Ieri qui intorno si aggirava una ragazza senza nessun motivo apparente. Ah, sì? Sì, non aveva animali con sé. Voleva aiutarla. Mi ha detto che aspettava sua madre, una certa signora Furman, e che il loro gatto doveva essere operato. Una signora Furman con un gatto. Non la conosco. Dottoressa, ci faccia una descrizione esatta di questa donna. Charlie è scappato. Sì, non lo troviamo più. L'ha cercato dappertutto. Non agitiamoci, finora è sempre tornato. E se i banditi si fossero portati Charlie con loro? Tutto sistemato. Hoffman arriverà fra un'ora con i soldi. È meglio che tu chiuda la porta. Qui non c'è anima viva. Sono contento che ci siamo liberati del rimorchio. Intanto lasceremo il cavallo qui finché non si saranno calmate le acque. Cos'è stato? Che significa? Ehi! Ila! Aprite! Chi c'è lì? Aprite! Aprite! Hai il cellulare? No, è in macchina. Signor Pelkov, oggi purtroppo ho poco tempo. Allora arrotondiamo l'affitto, facciamo cifra tonda. D'accordo? D'accordo. Però l'avverto, faccia un recinto come si deve intorno al suo vivaio, altrimenti non posso garantire per le mie capre. Ok, promesso. Ah, ma che cos'è quello lassù? Un elicottero giocattolo. Oh. Non vorrei sbagliare, ma... Aspetti un momento. Sì. Max, sono Marcus. Charlie è tornato? No? Credo di sapere dov'è. Fermi, polizia! Vi dichiaro in arresto per furto di uccelli protetti. È maltrattamento di animali. Fermi! Fermatevi! Accidenti! Aspetta, Charlie! Dove vuoi andare? Ah, cavolo! Un po' più giù, più giù, più giù. Avanti, avanti! Non mi servirà niente! Fermi! Giù, giù, bravo, così. Sì. Ora li hanno presi. Ah, Charlie. Non sai quanto sono felice che tu sia tornato. Alle volte hai davvero delle buone idee. Ciao, Joe. Ciao, ora sì che sto meglio. Mi dispiace per quello che è successo. Vieni, adesso riportiamo Granada nella stalla e poi voi controllerete se sta bene. Grazie per la tua fiducia. Siamo amici. Vero, Charlie? Sì, certo, lo farò. Ah, Manfred, non vedo l'ora di arrivare in Portogallo. Sì, sì, ho sistemato tutto, non ti preoccupare. Dimmi, e com'è il tempo? C'è il sole? Ovviamente. E quanti gradi ci sono? Oh, starò benissimo. Sì, allora ti saluto. Tutto a posto. A presto, tesoro mio. Allora parte davvero? Sì.
ma solo per una vacanza. Ma signora Hoppe, come le è venuto in mente di farmi prendere questo spavento, Mi manchereste troppo tutti voi. Adesso lo so. È questa casa mia. Mamma, puoi venire un momento fuori? Marcus ha una sorpresa per te. Per me? Sì, perché gli hai dato una mano. Non lo faccia mai più, signora Hoppe. Dovrei salire su questo attrezzo. Te lo tengo. Grazie. Oh, un tandem! È un'idea fantastica. Sì, e così adesso potrete fare qualcosa. Grazie, insieme. Marcus. È meglio che andare a correre sempre da solo. Ti piace? Con questo potremmo anche andare al corso di salsa. Devi sempre avere l'ultima parola. Io mi metto davanti. Non ci arrivi, è troppo alto. Avanti, si parte. Ti sta veramente bene il mio maglione, Charlie. Sì. No, non farebbe per me. Signora Hoppe, noi due potremmo anche farci un giretto insieme ogni tanto. Ho paura. Noi andiamo. Può sedersi dietro, signora Voglio Hoppe. Andarci anch'io. Ciao. Ciao.